Ben ritrovati. Lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco di sabato 28 settembre 2024. Commento tratto dal sito nellaparola.it. Mettetevi bene in mente queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano degli uomini. Quando Gesù tira in ballo il tempo della sua passione e morte, tutti rimangono senza parole e senza domande. Ma essi non comprendevano questa frase. Per loro restava così misteriosa che non ne comprendevano il senso e avevano paura a rivolgergli domande su tale argomento. Forse avvertivano un presentimento negativo in questo tipo di discorsi e se ne guardavano bene da approfondirlo. Eppure Gesù stava cercando di educare i suoi discepoli al risvolto della medaglia, che è altrettanto necessario come il verso giusto, quello che solitamente vogliamo tutti. Ad esempio, un padre e una madre che mettono al mondo un figlio sono normalmente felici per questo, ma cercano di non pensare al fatto che quel dono a un certo punto deve essere lasciato andare via e che amare significa accettare di perdere l'altro, lasciargli compiere il suo destino anche lontano da noi. Amare soltanto possedendo sarebbe un male. C'è bisogno di accettare anche il lato non conveniente della cosa. La croce, quindi, non è qualcosa contro di noi, ma una misteriosa parte della vita che, assieme a quello che percepiamo essere bello, concorre al nostro bene. Il Dio che ci ha fatto Gesù è proprio questo, e San Paolo lo ha sintetizzato in modo mirabile. Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Tratto da Romani, capitolo 8, versetto 28. Tutto, anche quello che ci sembra contro di noi. Perciò non dobbiamo avere paura, ma fiducia. Buona giornata e che Dio sia con tutti voi.